Allora, questa sera, abbiamo già fatto qui questo piccolo angolo, questa sera parleremo. Questa sera parleremo di una cosa interessante. Allora, una cosa interessante che l'ha messa a punto la Comodo. Messa a punto la Comodo, dovreste sapere tutto su tutto. Però, diciamo, sentiamo anche cosa vuol dire il verde. Non si sa mai che abbiamo un'idea migliore delle altre, o comunque possa risolvere magari qualche piccolo problema che io ho avuto nella mia messa a punto del campo. Però prima, due paroline su altri due argomenti, molto semplici, perché la volta scorsa che ho filmato un po' tutto il mio paradigma, per un situazione di cambio di pile, cambi, eccetera, è stato ben ripreso, ma qualcuno deve fare. Si interrompe, cosa hai fatto? Allora, ho parlato del metodo didattico della costruzione personale, che non tutti sanno cos'è questa costruzione personale, però a me mi è incuriosito. No? Mi è incuriosito perché in tanti volantini, in tante situazioni arcieristiche, mi è incuriosito questa metodologia nuova, straordinaria metodologia di insegnamento che riguarda la costruzione personale. E subito così non mi era venuto un po' in mente, no? Cos'è questa costruzione personale. In effetti poi, ripensandoci e andando un po' a rifletterci sopra, a ricercare un po', effettivamente è un metodo didattico molto conosciuto, che è quello del costruzionismo, anzi del costruttivismo, anche se diciamo che il costruzionismo è quello che è stato più implementato in questo campo. Perché mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente perché questo genere di attività didattica viene normalmente utilizzata nel e-learning, quindi nelle lezioni online, nelle lezioni che vengono effettuate attraverso didattica interattiva, e viene proprio utilizzato questo genere di attività, dove effettivamente si contrappone un po' lo stile di insegnamento all'espositivismo, no? Cioè io dico le cose, dico quello che c'è da fare e voi le fate. No? E questo va bene in matematica, no? Matematica. Non ci può essere, no? Prova te prima e vediamo come funziona. Invece in alcuni sport, in alcune attività abbiamo visto che specialmente nell'open source e in tutte le attività didattiche, informatiche, nel quale ci sono delle comunità, il metodo del costruttivismo è indispensabile, perché tutti devono collaborare, tutti devono dare informazioni e tutto deve crescere con un coordinatore che però deve stimolare, eccetera, eccetera. E questo mi ha fatto venire in mente che attivare questa didattica anche in alcuni sport può essere interessante, può essere una soluzione. Andando ancora più a fondo mi sono accorto che ma io effettivamente ho ricevuto già questi input didattici, perché sono sì stato un autodidatta, anche se il costruzionismo non è autoapprendimento, quindi io insegnante non devo dire fai e poi vediamo, ma deve essere uno stimolo, no? Io devo mettere il mio allievo al centro della situazione e non io insegnante al centro e gli allievi che, ma devo stimolare, non so, posso stimolare con dei casi di studio, posso stimolare con la risoluzione di problemi, li posso stimolare a fare cose e poi eventuali a fare
fare delle correzioni. E questo è molto interessante nel tiro con l'arco. Il tiro con l'arco è molto interessante, perché io se con i miei allievi dico solo mano morbida, cioè uso solo dei rinforzi, come nella normale didattica che viene utilizzata nel tiro con l'arco, effettivamente non riesco ad avere grandi risultati. No, ho più risultati se l'apprendimento se l'apprendimento viene stimolato e cresce dentro di me. Io devo innescare delle idee. Se io inserisco delle idee, stimolo delle idee, queste idee crescono e danno motivazione a progredire. Ovviamente, cosa succede? Che non tutti hanno gli stessi stimoli, hanno gli stessi gradi di apprendimento, quindi io dovrò lasciare scorrere i vari gradi di apprendimento e stimolare i miei allievi in modo naturale. Questo, diciamo, prevede la didattica, no? In effetti, dire ti spiego come si fa e poi tu lo fai è pericoloso, no? Perché io sì, lo posso spiegare bene, ma farglielo fare come gliel'ho spiegato e vuol dire avere un modello. Avere un modello da applicare, è un modello da applicare in uno sport come il tiro con l'arco, dove non c'è un modello per chi deve imparare, perché siamo fatti tutti diversi, con tempi di apprendimento diversi, con muscolature diverse, con approcci diversi. È molto difficile, è molto meglio dire prova prima e vediamo cosa succede, e vediamo come fare. E vediamo le correzioni che dobbiamo mettere, perché questo stimola la mia creatività, la mia voglia di avere, di progredire. Se no, non è una progressione per tortura. Noi diamo, e lo facciamo tutti, e l'ho fatto anch'io nei miei corsi, io do degli stimoli per tortura, dico cosa devo fare per tortura. Io sono al centro dell'attenzione e nel corso di tiro con l'arco i miei allievi devono pedissequamente seguire i miei insegnamenti. Questo purtroppo porta a degli apprendimenti molto minori di quelli che sarebbero se io usassi come leva di più la creatività. È molto difficile ma interessante. Vediamo se ho detto tutto. Ecco, non apprendere per applicare. Non apprendere per applicare, ma fare per imparare. Questo è, diciamo, il fulcro, no? Non apprendere per applicare, ma fare per imparare. Quindi fare, correzione e così via. Questa è una piccola precisazione che volevo fare per quanto riguarda questo genere didattico, che è interessantissimo. Diciamo che chi ha sviluppato questa didattica, che diciamo è più verso i giovani, ha anche inventato i mattoncini Lego, che saranno pure costruzioni, che però sono interessanti, no? I mattoncini Lego, perché in effetti adesso un po' meno, perché il marketing ha un po' rovinato quello che era l'invenzione, no? L'intuizione del mattoncino Lego, che era appunto quella della creatività. Adesso si vendono i giochi praticamente già fatti, solamente che limitano molto la creatività, però in effetti quello è interessante. È un po' quello da seguire. Fanno
bisogna essere un po' spinti e stimolati dai propri interessi, no? Chi ha meno interesse seguirà meno, chi ha più interesse seguirà di più, però lo stimolo deve venire dentro di noi, deve essere nostro. E questa è la cosa più importante, per concludere, no? Che noi atleti, noi arcieri, parlo d'arciere, non da tecnico, deve venire da noi, non dobbiamo pensare che il tecnico sia in grado di fare qualcosa. Il tecnico fa poco. Non ho detto niente, ma può fare poco. Il tecnico può fare poco. Il tecnico, un bravo tecnico è un grande al dono della delega, cioè deve delegare al proprio atleta, deve delegare tutto. Ti fanno ridere quei tecnici che seguono l'atleta dietro la linea di tiro e dicono delle cose. Non fanno crescere nessuno, se non lui stesso. Non danno niente e questo parlo da cera, non parlo certo da tecnico, parlo da cera. Io tutti i salti di qualità che ho fatto, ne ho fatti parecchi salti di qualità, li ho fatti ripensando adesso, non me ne rendevo conto. I salti di qualità che ho fatto li ho fatti perché al momento giusto la persona giusta mi ha detto la parola giusta. Solo per questo, non cosa dovevo fare e come lo dovevo fare. Mi ha instillato l'idea. La persona giusta al momento giusto. E io sono sicuro che questa persona che l'ho fatto non l'ha fatto a caso. L'ha fatto al momento giusto. Quando l'ha creduto opportuno mi ha dato l'input. E questo deve fare un bravo tecnico. Il bravo tecnico deve dare l'input al momento giusto. Studiare, guardare l'atleta, vederlo e poi inserirgli l'idea giusta per farlo progredire. Questo è basilare e questo è quello che ora riguardandomi indietro, meglio se non me ne sono accorto, meglio, non me ne devo accorto, però i risultati mi hanno dato ragione e se devo andare indietro e seguire il contrario, vedere quando mi è successo che ci ho preso, e ci sto continuando a prendere da 12 anni a questa parte. Caso raro, per quanto riguarda l'alto nudo, se ne contano sulle dita di una mano che succeda una cosa del genere, l'alto nudo veramente brucia il cervello. Se devo guardarmi lì indietro, mi accorgo proprio che ci sono stati dei momenti chiave in cui alcune persone mi hanno acceso la luce. Con poche parole, semplici, non tecniche. Perché la tecnica, la sappiamo su internet, leggiamo normale, non abbiamo problemi della tecnica. La tecnica, il tiro con l'arco non è una scienza. Se fosse una scienza sarebbe una formula chimica, sarebbe fare una torta, fare la pasticceria, che anche lì ci sarebbe da dire. Purtroppo è quasi un'arte, no? Quindi nasce da tante piccole cose che vanno assemblate e messe insieme. E tutte queste cose qua, nel 99% dei casi, nel 99%, il 99% deve mettere la cera. Il bravo tecnico, mette l'ultimo tassello. Ecco. Quindi, siete voi artefici di voi stessi, tutti voi. Voi scegliete gli artefici, voi dovete contribuire per il 99% del tempo. Quindi il consiglio è sempre quello di avere sì un tecnico, ma non aspettatevi nulla dal tecnico. Siete voi che dovete istruirlo, dargli il 99% e poi aspettarvi il tassello per farvi volare. Ci saranno più arcieri che tecnici. Infatti, certo che ci sono più arcieri. Giusto appunto. Dove li troviamo i tecnici? I tecnici esistono perché conoscono la tecnica. Questo non vuol dire però far progredire un atleta. Ma perché? Perché
non per colpa del tecnico, ricordati, non è colpa dell'atleta, perché l'atleta culturalmente non è stato istruito ad autoistruirsi. E deve mettercela lui, non il tecnico. Te non ti devi aspettare, ma nessuno mi guarda. Ma che discorso è questo? Te devi metterci, poi venire ad andare dal tecnico e dire: ho questi problemi, voglio risolverli in questo modo. A volte non te ne accorgi che c'è dei problemi. No. Se non è un altro. Guarda, il tiro con l'arco è molto semplice, per dei problemi li vedi subito. Fai 600, fai tutti 10, ci sono dei problemi. E vedremo poi quando è saputo che, insomma, se io faccio anche male, ma le faccio sempre nello stesso modo, le frecce vanno tutte nel centro. Il problema è farle tutte nello stesso modo. Vabbè, lì entrano in gioco metodi tecnici che saranno magari elaborati in un'altra angolazione. Poi un'altra cosa, sempre brevemente, mi hanno fatto alcune domande, sempre per quanto riguarda la volta scorsa. Allora, la prima domanda che mi hanno fatto è: non riesco a capire, la volta scorsa hai detto che non bisogna mirare, ma dici anche che vedi la punta della freccia sempre e comunque nello stesso punto, anche se inconsciamente. Non è quello di mare lo stesso? No, non è lo stesso, perché io, ad esempio, la punta non la vedo sempre nello stesso punto, se dovessi mai guardarla. Effettivamente è più il nostro corpo, no? La nostra attenzione, attentività, la nostra, non dico istintività, insomma, il nostro essere nel tiro che ci fa fare il tiro. Se io mi fermo o la mia attenzione la sposto sul mira lì, va lì, se no lo specialmente con qualcuno. Ma questo con tutte le tipologie di tiro, compreso il fucile con il cannocchiale con il reticolo. Sarebbe troppo comodo, no? Se non lo metto in una mozza e non riuscirò mai a stare fermo, immobile, e a tenere il reticolo sul centro del bersaglio e poi tirare il tiro dentro. Non funziona così, nel tiro secco, ve lo assicuro, dimmi pure. Allora, ti sei vista il filmato la volta scorsa? Questo male. La volta scorsa abbiamo parlato che il tiro esiste nel tiro con l'arco, di qualsiasi tipo, esiste solo il tiro istintivo. Non esiste il tiro mirato con l'arco, perché la mira non esiste. Infatti, la mira non è neanche un fondamentale del tiro con l'arco. La mira, non mi sento parlare come fondamentale mai. Quindi la mira non esiste, la mira non è da prendere in considerazione. Se io dovessi mirare consciamente sarei rovinato, perché nella mia attenzione posso solo pensare una cosa alla volta, inconscio invece 1000, 10.000, 100.000 cose contemporaneamente. Quindi avevamo stabilito che la mira accade. La mira accade se lo voglio, no? Quindi il mio metodo tecnico, l'unico metodo tecnico possibile in tutti i tipi di tiro è che la mira bisogna lasciarla accadere e allenarla a lasciarla accadere. Non ci torno più sopra questo. Ma la punta della freccia dove la vedo? Quando tiro con l'arco nudo e non la puoi tenere sempre ferma lì, è impossibile. Anzi, se te dovessi decidere di tenerla sempre ferma lì, come ne è? Come le senti i muscoli, come le senti le sensazioni, come senti tutte quelle altre cose che sono molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto più importanti della mira. Perché gli allineamenti di spinta e trazione sul piano verticale, spinta e trazione sul piano verticale, se io non le sento alla perfezione, al rilascio avrò un risultato angolare che mi farà rendere il volo della freccia caotico. Caotico vuol dire che andrà dappertutto, no? E normalmente gli archi nudi cosa succede? Che
le visuali degli attributi sono dei colabrodi, e il colabrodo è l'archetipo del caos. Ragion per cui c'è qualcosa che non funziona, se miro, non devo mirare. La punta della freccia dove la devo vedere? Là. Mi sceglierò un punto, a me piace vederla tangente al giallo, tangente che gira di tangente al giallo, e la vedo sfocata, grossa così sfocata, perché io ho fuoco e cerco di passare. Quindi vedrò una roba sfocata, grande così, perché logico, ce l'ho a un metro di distanza e il bersaglio ce l'ho a 30 metri, quindi se metto fuoco a 30 metri, a un metro vedo sfocato. Non importa, benissimo, non ha nessuna importanza, vedrete, dovete crederci, quella grossa cosa sfocata lì andrà sempre nello stesso punto. E funziona? No, funziona, perché funziona? Perché ve lo dico io che funziona, perché io sono quello che ha fatto 15 volte 5,60 nel libro, con un record di 567 punti, e mi sono anche qualificato come olimpico, pur tirando al collo il campione italiano. Quindi se vi dico che funziona così, funziona così, perché funziona solo per 67. Se voi mirate, sbagliate. Attenzione, ma è vero. Non lo so, non dovete porre l'ultima attenzione solamente sulla mira. Non vi preoccupate di l'attenzione, non la dovete porre, ma sull'azione. Intanto costruite un circolo virtuoso, che cioè, se voi l'attenzione la portate sulla mira, tutto il resto diventa labile, non riuscite più a coordinare. La coordinazione è la cosa più importante nel tiro con l'arco, a tutti i livelli, olimpico, compatto. Quindi dovete porre attenzione all'azione. E questo fa sì che intanto non ci costruite dentro un target panico, perché l'attenzione ce l'avete sull'azione e non sulla via. Ecco il circolo virtuoso. Ecco perché già da subito bisogna insegnare all'azione. Solamente al tiro. Dopo, eventualmente, miriamo. Ma miriamo tanto per avere un minimo di precisione su deve essere sempre la punta della freccia, con visione secondaria, con visione sfocata, non mi interessa. Ma il mio cervello, state tranquilli, che registrerà tutto quello che ha davanti a sé. E lo terrà in debito conto e è molto, il mio inconscio è molto 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 più potente di quello che io sono in grado consciamente di mettere. Ci pensa, tanto riesce a fare 10.000 cose contemporaneamente, vuoi che una in più non la riesca a fare? Ah. Quindi la mia attenzione deve essere l'azione, allineamenti, contrapposizione delle forze, rilascio, mi alleno, rilascio, tirerò 1.000 frecce perché questo rilascio non lo sistemo. Rilascio da messa a punto, eccetera, eccetera. La mira, lasciata la stare. Viene, accade. Quando siete forti, quando sarete bravi sull'azione, la mira ce l'avete grossa. Non vi dovete preoccupare. È lo stesso tiratore. Mi piace molto ai tiratori istintivi fare il paragone del baseball o della pallacanestro. Prima allenatevi bene a essere dei grandi atleti, poi vedete che a forza di tirarli andranno lì anche ad occhi chiusi. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Un'altra domanda sulla mira? Ho detto un sacco di stronzate, oppure è vero? Sì. Ci credi? Però ti consiglio di andare a vedere il mio intervento della volta scorsa. La domanda è dove lo
No, su YouTube, sul mio canale Ferruccio Berti. Basta andare su YouTube, digitare Ferruccio Berti e ci sono i filmati della, come adesso, della volta scorsa, vedete le reti e naturalmente voi potete fare tutto, ma senza problemi. Un'altra cosa interessante che mi hanno chiesto è il tiro istintivo. Ma esiste questo tiro istintivo? Nel senso, possiamo tirare istintivamente con l'arco anche la prima volta che teniamo l'arco in mano? Quindi, a questa domanda avevo già risposto, ma rispondo di nuovo, non me ne vogliano i tiratori istintivi. Allora, riconfermo per una volta, esiste solo il tiro istintivo. Quindi non bisogna mirare, bisogna tirare istintivamente. Però, il tiro istintivo non esiste. Non esiste l'istinto del tiro con l'arco. Il tiro con l'arco non è istintivo. Ok? È istintivo scappare, correre di fronte a un dinosauro, sì. Ma tirargli con l'arco non è nel nostro DNA e quindi non funziona così. Infatti, se voi date un arco a un bambino, niente di più istintivo, un bambino, no? per la prima volta prende un arco in mano, come lo impugnerà? Vi ricordate chi ha fatto dei corsi? Come lo impugnerà? Così, col gomito completamente basso. È vero? Tante volte anche perché così si impugnano i fucili, perché tutti i bambini hanno nella loro testa il fucile, non l'arco. Hanno il fucile perché è uno stereotipo, quindi così, come si spara con i fucili. Poi alziamo sul gomito, cerchiamo di allinearle, da lì nasce. Mi ricordo un po' di tempo fa, non so se durante un altro seminario, un grande dell'arceria, grandissimo dell'arceria, uno dei soci fondatori di tutta l'arceria italiana, disse che lui aveva avuto grossi problemi a insegnare il tiro istintivo ai tiratori di carabina. Per una volta, negli anni 60, diciamo che i tiratori di carabina non c'erano il tiro con l'arco, i tiratori di carabina si spostava e aveva avuto grossi problemi a insegnare il tiro istintivo ai tiratori di carabina, perché i tiratori di carabina non volevano tirare con l'arco come tiravano con la carabina. Erano cattivi tiratori di carabina, tutto qua, solo questo, erano cattivi tiratori di carabina, perché anche i tiratori di carabina non erano. Okay? O perlomeno, non come lo consideriamo, come stereotipo, cioè collimare, non è possibile fare questo. Quindi bisogna inserire, organizzare una strategia che faccia sì che alla fine di un complesso iter ci sia una collimazione. Ma questa collimazione non avverrà mai in modo conscio, mai, con nessun tipo di tiro, compreso il cecchino, quello del filo. Spero di essere stato. L'ultima cosa, l'istinto si crea. Io lo devo insegnare. L'istinto con metodo e perseveranza. Tutto. Segreto, metodo e perseveranza. Creo l'istinto. Thank you.